dopo il pareggio ottenuto da Palestra al decimo minuto sull'assist, è andato via Giovinco dalla tre quarti, ha fatto partire un cross pennellato dipinto davvero perfetto per la testa di Paletta, che è saltato più in alto di tutti la posizione centrale, poco oltre la linea dell'area piccola, e ha depositato il pallone sull'incrocio dei pali dalla parte opposta verso la sinistra, dove assolutamente Consigli non poteva arrivare. Dunque giusto il pareggio fin qui maturato, 1-1, 12 minuti e 50 secondi, 1-1 fra Atalanta e Parma, con l'Atalanta che torna in attacco. Cesena.